sistema a famiglie e la disabilità, ma soprattutto lo sviluppo di azioni concrete a supporto dei loro bisogni in tutte le fasi del ciclo di vita e della realizzazione di strutture del dopo di noi, sono i temi centrali di un importante convegno dal titolo Famiglia e disabilità, bisogno e supporti, che si è tenuto alla cittadella dell'Oasi di Troina. Ero siamo molto soddisfatti, la giornata sta andando bene, abbiamo messo in campo le massime autorità politiche, paladini della difesa dei diritti delle persone con disabilità, l'onorevole Biondelli e l'onorevole Padua e altri rappresentanti politici che hanno rappresentato il loro punto di vista, abbiamo riunito le associazioni, abbiamo riunito le famiglie, abbiamo consentito loro di esprimere i bisogni e abbiamo analizzato quali possono essere i supporti che la politica, le istituzioni, i servizi offrono alle famiglie che hanno al loro interno una persona con disabilità. L'Oasi riconferma questo grande impegno, questa grande solidarietà, questa grande disponibilità ad aiutare le famiglie e stiamo lavorando per creare strutture che riguardano il dopo di noi e stiamo lavorando anche a creare strutture per fronteggiare la problematica dell'autismo sia in età evolutiva che in età adulta. Formazione e competenza, un binomio fondamentale quando si parla di disabilità. Un lavoro prezioso è stato fatto in questi anni da questa realtà e noi auspichiamo che possa continuare a essere fatto, perché di questo c'è bisogno nei territori, perché Troina e l'Oasi rappresentano una realtà preziosa per questo territorio, per tutta la nostra isola, ma bisogna che anche ci siano delle realtà satelliti che si possa riprodurre quanta sapienza e quanta scienza c'è in questo posto, ma si possa dare anche risposte di salute alle persone che abitano lontano da questo centro, quindi creare dei satelliti facendo la formazione e tenendo sempre come punto di riferimento l'Oasi, essendo appunto una realtà preziosa per tutta l'isola. Io credo che questo ci aiuterà ad avere persone sempre più formate, sempre più sensibili a far crescere la cultura dell'accoglienza dell'altro, che non è disabile perché ha delle difficoltà questa persona, è disabile perché noi lo rendiamo disabile, perché il nostro ambiente non è pronto per accogliere queste persone che hanno delle diverse abilità e quindi siamo noi che creiamo poi le barriere. Allora bisogna crescere tutti quanti, ognuno, intanto come cittadino e come cittadina dobbiamo creare un ambiente il più accogliente possibile e creare relazione con le persone e poi formare gli operatori del settore, quindi tutti gli operatori sanitari e non solo sociosanitario, per crescere, per dare risposte a queste persone che necessitano di un'attenzione, perché un paese civile è un paese che accoglie la fragilità e dà risposta alla maggiore fragilità che c'è nella propria terra. E in Sicilia abbiamo delle difficoltà, ma abbiamo anche delle straordinarie potenzialità. Importanti gli interventi finanziari a sostegno delle famiglie, 400 milioni di euro previsti nella legge di stabilità. 400 milioni sono per il fondo non autosufficienza, quindi per le persone con disabilità grave. Questo fondo sulla non autosufficienza, che era già stato stanziato un anno fa, continua in modo strutturale, quindi più sicurezza per le regioni che possono far progetti e garanzia per tutti coloro che hanno difficoltà appunto di disabilità, le famiglie e quant'altro. Quindi sicuramente un passo avanti, perché rendere strutturale, anche se va sicuramente ancora incrementato questo fondo, perché diciamo che più il fondo è cospicuo e più possiamo dare risposte alle famiglie, però è stato un passo molto importante, perché noi siamo arrivati che come governo il fondo era azzerato completamente. I decreti attuativi per il dopo di noi stiamo lavorando, credo che entro fine novembre dovremo avere questi decreti attuativi, naturalmente concordati con le associazioni, concordati naturalmente con le regioni che hanno espresso appunto la loro disponibilità portando degli accorgimenti, ma comunque siamo a un buon punto e quindi una risposta importante anche per quelle famiglie che pensano al futuro dei loro cari ragazzi o ragazze disabili e che un domani che non ci saranno più loro non hanno molte speranze. Ma quali i numeri dei dati relativi alla disabilità in Italia? Dai dati Censis più recenti risulta che in pratica sono portatori di disabilità circa 4 milioni di persone al momento e viaggiamo intorno anche alla possibilità di avere 6 milioni di persone disabili nel 2020, quindi stiamo parlando di una percentuale che è molto alta, perché sulla popolazione attualmente abitante in Italia è circa il 5%. E il problema diventa ancora più rilevante se consideriamo altri due dati che mi sembrano importanti da definire, da sottolineare. Il primo riguarda quella che è la spesa pro capite
per la disabilità, che in Italia ancora una volta ci vede un po' fanalino di coda, nel senso che siamo forse penultimi, ultime solo la Spagna rispetto a noi, ma in realtà l'Europa investe una spesa pro capite per anno di circa 535 euro e noi siamo circa 100 euro sotto, cioè 437, e parliamo poi di una spesa pro capite che è utilizzata sia in natura, quindi sia per quanto riguarda quelli che sono i servizi in natura, che anche i servizi indiretti. E se pensiamo che i servizi diretti coprono solo un 25% di questa spesa che noi abbiamo, quindi i dati sono effettivamente piuttosto preoccupanti. Ora, un altro dei dati che secondo me tira dentro anche un po' quello che, diciamo, è un'abitudine tutta italiana, no? Il fatto che la gestione del disabile è lasciata integralmente alla famiglia. E questo è l'argomento di questo convegno di oggi, in cui effettivamente il ruolo della famiglia viene considerato in tutta, diciamo, il suo essere perno, no, del welfare, nel senso che sostanzialmente è così, è calcolato sempre da questi dati che la famiglia arriva a lavorare sull'assistenza al disabile fino a 17 ore al giorno, e ovviamente, diciamo, si è un po' persa la fiducia nelle istituzioni anche pubbliche, visto che tutto sommato si fa fatica ad avere da parte delle risorse sia economiche ma anche delle risorse di persone che si possono occupare di disabilità. A dare un'idea proprio di questa sfiducia, in qualche modo i dati anche dei questionari che sono stati raccolti fra le persone che hanno soggetti con autismo e sono adulti, ebbene, solo un 5% dei genitori di persone con autismo adulti hanno in qualche modo l'idea che dopo di loro, che quindi in qualche modo ci possa essere una proiezione in futuro, una prospezione, una certa autonomia dei loro figli. Quindi c'è ancora, nonostante tutto, diciamo, bisogna sfiducia sia sul presente che sul futuro. Naturalmente bisogna dire che molto c'è da fare, però delle cose sono state fatte, nel senso che ultimamente, diciamo, la legge per esempio dell'agosto 2015, la 134 sull'autismo, è una legge importante secondo me, che poi è stata seguita dalla legge di stabilità 2016, in cui sono stati stanziati 5 milioni di euro proprio per questo, e quindi adesso l'entrata di alcuni interventi nei LEA per esempio l'autismo sarà sicuramente una cosa rivoluzionaria, senza pensare che poi proprio in giugno è passata al Senato ed era già passata alla Camera due mesi prima la legge sul dopo di noi, che certamente non è una legge perfetta, però anche questa arriva a stanziare per il primo anno 90 milioni di euro. Quindi direi, tutto sommato, i numeri sono questi, sicuramente è una situazione abbastanza impegnativa, però c'è tanto lavoro da fare, insomma molto si è fatto ma ancora tanto c'è da fare. Cosa può fare la Regione Siciliana a sostegno della disabilità? Per ultimo abbiamo approvato una norma importante che vuole facilitare il dialogo tra i due assessorati che possono interagire per meglio sostenere le politiche che qui vengono poi sviluppate a sostegno della disabilità, in particolare nel rapporto con le famiglie, e cioè un protocollo d'intesa tra l'assessorato alla famiglia e l'assessorato alla salute, che nasce appunto da questa norma di legge approvata recentemente dall'Assemblea regionale siciliana, che stanzia 5 milioni di euro per la realizzazione di progetti che ormai da anni qui vengono sperimentati con risultati assolutamente eccellenti. E in generale l'impegno del Parlamento regionale a sostenere una struttura d'eccellenza non solo regionale ma anche nazionale come l'Oasi di Troina, nota ormai in tutto il mondo per le attività scientifiche che porta avanti e che dà un grande vantaggio a sostegno della cura dei ragazzi affetti da disabilità, e che sono ovviamente cure estremamente importanti anche per le famiglie, che rappresentano peraltro parte attiva delle politiche che qui vengono realizzate, delle cure che qui vengono brillantemente ormai sperimentate e realizzate da molti anni. Quindi anche la disponibilità al confronto permanente, perché in campo medico poi deve esserci un costante progresso, e questo progresso poi deve anche tradursi in fatti concreti, in una legislazione che non può essere statica ma che deve essere aggiornata, adeguata ai tempi, tanto a livello nazionale, come per esempio è stato in occasione della legge sul dopo di noi approvata dal Parlamento nazionale, che sicuramente è stato un intervento normativo estremamente importante, quanto a livello regionale con il recepimento di normative che qui possono essere meglio attuate con una loro specificità
particolare nel territorio regionale e anche con nuove leggi che possono nascere appunto anche dalla sperimentazione di pratiche, di cure, di politiche sanitarie che vengono realizzate con risultati eccellenti e brillanti, come per esempio nel caso dell'Oasi di Troina.